Siamo nel 1943. Ricordo che ero a casa con la mia mamma. Eravamo piuttosto poveri perché papà non andava d'accordo col fascismo e perciò ne avevamo solo il necessario. E bisognava tutti i giorni andare con una bottiglia a 2 chilometri lontano e per prendere del latte per la famiglia. La mamma non voleva mai farmi fare dei lavoretti di casa perché diceva che io dovevo studiare, mentre invece le mie sorelle più giovani lavoravano anche in casa. Era un giorno d'inverno freddo, freddo, freddissimo. E la mamma dice alla più grandina, vai a prendere il latte. Mamma, è impossibile, con questo freddo come faccio? E allora, vai tu alla più piccola. No, sto freddo. Allora, io anche lì sempre spinta dall'idea di fare un atto d'amore, ho detto, mamma, vado io stavolta. E la mamma, non avendo altre possibilità, mi ha mandata. E sono andata, mi sono avviata verso questa località lontana, a 2 chilometri, che si chiama la Madonna Bianca. E a metà strada, ecco anche qui un fatto un po' singolare, perché mi fermo, perché avverto che c'è qualcosa. E ho come l'impressione, ma non era vero l'impressione soltanto, come se il cielo si aprisse. E come qualcuno mi dicesse, che io ho capito subito chi era, datti tutta a me. E ho capito, era la chiamata che Dio mi rivolgeva, aveva i suoi piani su di me. Gente che esulta di gioia per le ritrovate libertà. E insieme persone impaurite, deluse, depresse per il crollo dei loro ideali. Leggiamo sui volti minacce di rivalse, di vendette e anche di odio. E pensiamo, che cosa direbbe Gesù se apparisse in mezzo a loro? Ne siamo certi, parlerebbe anche oggi come allora, ancora di amore. Amatevi, direbbe, come io vi ho amato. È soltanto insieme, nella concordia, nel perdono che si può costruire un solido futuro. Trasferiamoci, come per susseguenti immaginarie dissolvenze, in altri luoghi. Su un paese dell'America Latina, ad esempio. Ecco di là, grattacieli, spesso moderne cattedrali erette al dio consumo, e di qua baracche, mocambo, favelas e miseria, miseria fisica e morale e malattie di ogni genere. Che cosa direbbe Gesù a questa vista desolante? Ve l'avevo detto di amarvi, non l'avete fatto ed ecco le conseguenze. E se altri quadri ci offrissero come in un collage squarci di città conosciute come le più ricche del mondo, con tecniche le più avanzate e panorami di ambienti desertici con uomini, donne e bimbi che muoiono di fame. Che direbbe Gesù se apparisse nel bel mezzo? Amatevi. E se vedessimo immagini di lotte razziali con strage e violazione di diritti umani, o interminabili conflitti come quelli che avvengono in Medio Oriente, col crollo di case, feriti, morti e il continuo micidiale cadere di bombe e di altri ordigni mortali. Domandiamoci ancora, che direbbe Gesù di fronte a tanti drammi? Ve l'avevo detto di volervi bene. Amatevi come io vi ho amato. Sì, così direbbe di fronte a questi e alle più gravi situazioni del mondo attuale. Ma la sua parola non è solo un rimpianto di ciò che non è stato fatto. Egli la ripete oggi per davvero. Perché egli è morto, ma è risorto. E come ha promesso, è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E ciò che dice è di un'importanza immensa. Perché questo amatevi a vicenda come io vi amati è la chiave principale per la soluzione di ogni problema. È la risposta fondamentale ad ogni male dell'uomo. Carissimi giovani, a questo vi chiama la vostra vocazione, se non volete che i vostri ideali svaniscano in mere utopie. Dovete amare così, cominciando con l'essere voi testimoni di questo amore prima di suggerirlo agli altri. Testimoni, modelli, che il mondo veda come vi amate e possa ripetere come un giorno dei primi cristiani, guarda come si amano e son pronti a morire l'uno per l'altro. Quest'amore reciproco fra voi
comportano infatti delle conseguenze d'un valore, diciamo, infinito, perché dove c'è l'amore, lì è Dio. E come ha detto Gesù, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, cioè nel suo amore, io sono in mezzo a loro. Avrete dunque Cristo fra voi, Cristo stesso, l'Onnipotente, e ogni cosa potrete sperare da Lui. Sarà Lui stesso che opererà con voi nei vostri paesi, perché Lui tornerà in certo modo nel mondo, in tutti i luoghi in cui vi trovate, reso presente del vostro reciproco amore, dalla vostra unità. E Lui vi illuminerà su tutto il da farsi, vi guiderà, vi sosterrà, sarà la vostra forza, il vostro ardore, la vostra gioia. Per Lui il mondo attorno a voi si convertirà alla concordia, ogni divisione si suturerà, lo ha detto Lui, che siano uno e il mondo crederà. Vi siete dunque proposti un grandioso impegno e non può essere che Lui il leader della vostra lotta. Amore dunque fra voi è amore seminato in molti angoli della terra, fra i singoli, fra i gruppi, fra nazioni, con tutti i mezzi, perché sia realtà l'invasione d'amore di cui ogni tanto parliamo e prenda consistenza anche per il vostro contributo la civiltà dell'amore che tutti attendiamo. A questo siete chiamati e vedrete cose grandi. Pensate, se è soprattutto Dio che ha vinto nel brano di storia che abbiamo vissuto, che sarà se all'azione diretta di Dio si aggiungerà quella di giovani, di molti giovani guidati nel loro agire da Cristo, presente fra loro per l'amore? Andate dunque avanti, senza esitazione. La giovinezza che possedete non fa calcoli, è generosa, sfruttatela. Andate avanti voi, cattolici, e voi, altri cristiani, che credete in Cristo. Andate avanti voi di altre religioni, sostenuti dai nobili principi su cui poggiate. Andate avanti voi di altre culture che magari non conoscete Dio, ma sentite nel cuore l'esigenza di porre tutti i vostri sforzi per l'ideale di un mondo unito. Tutti, mano nella mano, state certi, la vittoria sarà vostra.